a chi ci segue a mezzo social, quindi gli auguriamo anche un buon fine settimana e lo facciamo attraverso il tuo brano che devo dire ho ascoltato, ho trovato veramente molto molto bello. Intanto diciamo la Grazie. località, dove ci troviamo, dove ti trovi in questo momento? Perlonga, provincia di Latina. Quindi un saluto che parte dalla Sicilia, vi abbraccio a tutti. Che atmosfera c'è in termini proprio di stato d'animo? Scusami se ti dirò te. Dicevo, che atmosfera c'è con tutto questo, insomma, periodo un pochino un po' particolare dalle tue parti? Non dei migliori, anche perché lunedì è tutta zona rossa, quindi. E quindi dobbiamo alzare il volume del buon umore, tu accendi la radio, fai passare il tuo brano e lo metti a tutto volume. Sì, Davide, allora tu decisamente. hai iniziato da piccolissimo, Sì. con la chitarra, parliamo un po' di quella che è la tua 9-10 formazione anni. artistica, tu sei giovanissimo. Sì, ho 19 anni. Bene, bene, quindi insomma sei ancora in tempo per fare tantissime esperienze, quindi finito questo Sì. periodo sicuramente avrai la possibilità di poterne fare anche altre, perché so che insomma non sono mancate le tue partecipazioni ad eventi dove hai avuto modo di fare Sì. le tue performance, ma parlane tu. Allora, io ho iniziato praticamente prendendo lezioni di chitarra verso 9-10 anni e poi in seguito iscrivendomi pure a quelle di canto. E ho partecipato appunto a molti eventi della zona, come concerti, notte bianca, serate, insomma tutte queste cose qui. E appunto a concorsi come il Tour Music Fest e Area Sanremo. E poi vabbè, il 15 luglio ho fatto uscire la mia prima canzone su Spotify, insomma su tutte le piattaforme digitali, che è Noi Due, e poi il 12 febbraio appunto ho pubblicato Ora Senza Te. Allora, E allora ci sono dei saluti. Intanto io ti blocco un attimo perché abbiamo aperto anche una diretta social, quindi vado a salutare Kevin che ci dà il buongiorno, Christian Sciascia, Harmonious, DJ, insomma, che tra l'altro molto attento, si occupa anche di eventi, quindi attenzione che anche io sono molto 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 bravo, non so se già lo conosci. Christian, un saluto speciale a Maria Giannone, 9 e tre quarti, seguila anche tu se hai il tempo il giovedì, se non mi sbaglio. Maria, dammi cenno, e poi c'è ovviamente. Ah, Maria, ciao amico mio, vi state salutando tra di voi. Allora, dunque, grazie amica mia, a breve news. Eh sì, allora ci sono anche news che tra l'altro ti invito a seguire la nostra pagina, Davide, perché sono tante cose che sono interessanti e che riguardano anche gli artisti. va Ma benissimo. ritorniamo a noi, Davide, ritorniamo al tuo Ora Senza Te, che mi è sembrato un po' anche quasi un brano che rivolge delle scuse, possiamo intenderlo così, in Sì, amore. è un brano arrabbiato, è un misto tra rimorsi, rabbia, insomma, sentimenti che si provano dopo la fine di una relazione. E infatti, devo dire che mi ha colpito particolarmente, soprattutto per la tua giovane età, la tua sensibilità, insomma, il modo in cui hai descritto questo sentimento, no? Ma non voglio, ecco, togliere il piacere ai nostri amici in ascolto e chi ci segue sulla pagina social, sulla nostra pagina ufficiale di Radio Gela Express, la pagina Facebook, di ascoltare questo brano. E tu in arte ti fai chiamare Battito, Sì, perché? perché appunto attraverso le mie canzoni cerco appunto di dare delle emozioni, di far rivivere in chi mi ascolta la propria storia. Ecco. Bene, io Quindi. sono d'accordo, perché avendolo ascoltato, e non solo questo, perché c'è un altro brano che tu hai fatto, giusto, Davide? Oltre questo, Ora Senza Te, c'è un altro brano che hai fatto, Sì, noi due. Noi Due. E quindi in entrambi devo dire, insomma, che la linea del tuo pensiero, del battito, è veramente super affermata. Ma adesso noi lo ascoltiamo insieme, quindi dai le info dove possono trovarti per continuare a sostenere chiaramente la tua carriera artistica e apprezzare i tuoi brani. Su Instagram come Battito, ogni lettera dopo c'è trattino basso, quindi B trattino basso, A trattino basso, insomma tutto così. E poi vabbè su TikTok e questi due principalmente.
Allora, io ne approfitto, leggo anche un messaggio che ha lasciato appunto Christian Sciascia della Scuola di Canto Harmonious di Gela, dice: Molly, stiamo organizzando le selezioni di un concorso musicale con selezioni gratuite online, se ci sono artisti, io ne approfitto così magari anche chi in ascolto è interessati, quindi cantanti, possono scrivermi in privato, e verranno poi chiaramente valutati, beh, eccetera, eccetera. Poi se volete andate sulla nostra pagina Facebook, perché non riesco a leggerlo tutto in questo momento, c'ho il mio cellulare che è un po' capriccioso. Noi siamo pronti ad ascoltare Davide Guglietta, io sono contenta di averti avuto con noi, ti aspettiamo ancora sulle frequenze di Anch'io. Radio Gela Express, sei simpaticissima, soprattutto devo dire che c'è stoffa, quindi insomma, cuciamo questo vestito, questo abito, indossiamo questo outfit musicale. Io ti auguro ancora un percorso lunghissimo, perché secondo me c'è di più, puoi fare ancora tanto di più, quindi non ti fermare. In questo settore le difficoltà sono tantissime, ma tu vai avanti per la tua strada, e quindi mi aspetto ovviamente di ritrovarti insieme a noi più presto con un nuovo inedito. Ma intanto ascoltiamo Ora senza te. Un abbraccio da Radio Gela Express, Radio Vittoria Express e dalla sottoscritta. A prestissimo. Ciao a Davide Grazie, sì. Guglietta, a presto. Ciao. Ciao. Sai che non sono il migliore, che mi fa schifo la mia stessa faccia di questa vita che ad ogni passo ti schiaccia. Sai che sono sempre lo stesso, che non so dirti neanche come stai, adesso che non sei di certo proprio dove ti vorrei. Sai che banale poi non è. Sai di stare bene adesso senza te, non esitando poi, di farti male io non potrei mai. Ora voglio ritornare come un attimo fa, 2 minuti, un giorno, un anno, che importanza, il tuo respiro dolce sul mio petto, ed io distratto mentre qui ti aspetto. E poi voglio dirti che non finiremo mai, farti mia ad ogni momento come tu già sai, fare cantarti questa mia canzone. Così ci salutiamo, ma ho visto insomma che già vi state organizzando, sono contenta perché queste dirette,
servono veramente anche a questo, ad abbattere le distanze e a dare anche delle opportunità. Quindi poi leggerò con calma il messaggio e lo ripeterò sicuramente non appena riapro la diretta radio, quello che ci ha lasciato Cristian Sciascia. Io continuo e ricambio i saluti di Maria Giannone, saluto Kevin e saluto tutti coloro che comunque credono nella musica, che ci raggiungono per sostenere gli artisti. Spero che il brano di Davide Guglietta vi sia piaciuto. Insomma, lasciate anche un vostro messaggio o comunque un vostro like per Davide Guglietta e sosteniamo non soltanto Davide, ma tutti gli artisti che ovviamente continuano a non fermarsi, a credere nelle proprie passioni. Io vi aspetto online, chiaramente www.radiogelexpress.it, perché sto ritornando in diretta. Dopodiché relax e vi aspetto lunedì dalle 10 alle 13, Mollibit programma radio. Grazie a tutti. Buon weekend.